Allora, Marco Bagna, Deus ex machina di Microfast, alias ovviamente Microfast nel nostro forum, ci conosciamo e ci scontriamo anche sul forum da tantissimo tempo, ti ho anche sospeso e bannato in passato, anche recentemente, più volte, una persona che insomma si fa amare e odiare per molti aspetti, però comunque insomma un professionista, un amico più recentemente, che è dietro il Digifast, una macchina che abbiamo iniziato a conoscere lo scorso anno, che utilizziamo ormai da tempo all'interno della nostra redazione e che insomma in queste ultime settimane è salita agli onori della cronaca per quello che è successo con MADVR, MADVR Labs, e soprattutto insomma anche per alcune cose che sono uscite anche da Microfast, di cui insomma parleremo tra poco. E quindi insomma, abbiamo pensato di fare questo primo incontro, questa prima chiacchierata, per parlare non solo del Digifast e di quello che succederà nelle prossime settimane, anche in seguito alle dichiarazioni di Marco Bagna, di Marco, su quello che ha intenzione di fare, insomma, sull'argomento e su sviluppi futuri, anche un progetto molto interessante che coinvolgerà anche la nostra community, ma soprattutto, insomma, cosa succederà al Digifast con o senza MADVR. Ma insomma, prima di questo, caro Marco, grazie innanzitutto per essere intervenuto e per averci dato la possibilità di approfondire questi argomenti in questa prima versione, sicuramente offline, e poi vedremo se trasferirci in diretta per lasciare anche lo spazio alla nostra community per fare magari delle domande in diretta. Innanzitutto, come stai? Tutto bene lì in Veruno? Tutto bene, ti ringrazio per ospitarmi. Digifast è un progetto, come sai, molto antico, ormai sono più di 8 anni che io e il mio collaboratore ci stiamo dietro. Beh, forse di più, perché, forse anche di se più. Mi permetti, sì, perché diciamo la prima uscita del Digifast, se ricordi bene, fu in un, almeno la prima testimonianza che abbiamo del Digifast fu in un evento, in uno shootout tra televisori, non so se ricordi, sì. Da Audio Quality a Bologna, sì. Dove presentaste tu e Marco, anzi c'era solo Marco Cavallaro. C'era solo lui, esatto. C'era solo lui, in cui presentò il Digifast e soprattutto la funzionalità più importante allora, ma ancora oggi, che era la DRC. Certo, sì, Digifast in realtà è relazione PC, è un progetto appunto molto antico, perché io sono un appassionato audio-video, frequento da tantissimo tempo i forum, c'è chi mi conosce, sono stato etichettato come antipatico perché forse Guarda. Sono un po' troppo diretto a dire quello che penso. Sì. Sicuramente non sono qua in veste di venditore di pentole, che siano di acciaio o d'oro, ma nella veste di audiovideofilo che vuol cercare di diffondere la possibilità di riproduzione audio e video al meglio, anche senza spendere un patrimonio, ecco, perché il Digifast non è solo un computer adattato e particolare, ovviamente usa, come ormai si sa, molti software free, non tanto per approfittarcene, ma quanto perché siamo una realtà piccola. Una realtà piccola non può permettersi di scrivere tutto da zero, e quindi anche il prezzo di vendita testimonia questo, cioè non vendiamo il Digifast a 20.000 euro, a 10.000 euro, ma a una frazione del costo, quindi all'incirca 3.000 euro, e che tra l'altro comprende anche la consulenza pre e post vendita e anche la calibrazione. Ecco. Sì. Sì, questa è una parte molto importante che ho potuto sperimentare in prima persona, anche recentemente, perché abbiamo fatto dei cambiamenti qui
in laboratorio con delle nuove casse e addirittura Marco Cavallaro in remoto, insomma, abbiamo fatto la sistemazione e poi la precalibrazione e poi la calibrazione del sistema addirittura in remoto, è stato con risultati eccezionali di cui insomma presto vi faremo vedere, ma non è finita lì ovviamente. Vabbè, Certo. diciamo, riassumo un attimo però. Allora, prima di tutto, per chi non lo sapesse, io sono stato sempre un po' restio a riutilizzare recentemente l'HTPC, se possiamo catalogare il Digifast all'interno di questo acronimo. Sono stato in realtà uno dei primi a usare l'HTPC, ma parliamo proprio del 90, fine anni 90, insieme a Edoardo Ercoli, il grande Edoardo che La saluto, ma famosa poi anche con scheda. Andrea Manuti, con la famosa scheda il Cassini che ho ancora, che era una delle prime schede che in realtà permetteva di prendere e trasferire il segnale Dolby Digital. Certo. Questa era insomma la gran cosa. E poi insomma poi c'è stata la rivoluzione, voglio dire, eravamo tra i primi che davano in pasto a un 3 tubi a 32 kHz il segnale finalmente a scansione progressiva e parliamo di 480 linee a scansione C'era progressiva. anche, c'era Quindi anche, c'erano anche i player modificati SDI da cui acquisire il assolutamente, segnale. insomma era ancora un po' insomma agli albori e lì utilizzavamo l'HTPC perché effettivamente era netta la differenza in qualità rispetto ai lettori stand alone, chiamiamoli così. Invece più recentemente, diciamo negli ultimi 3 anni, fino a 3 anni fa, 2 anni fa, mi sono innamorato, tra virgolette, forse un po' troppo, dei lettori stand alone, in particolare dell'Oppo, del 103, 105 e più recentemente del 203, visto che non ho fatto in tempo a comprare il 205, purtroppo, adesso è un prezzo troppo elevato. Mi sono innamorato dell'immagine dell'Oppo e ho sempre avuto un po' di resistenza a utilizzare invece gli HTPC più recentemente perché gli esperimenti che avevo fatto nel tempo non mi avevano soddisfatto al 100%, non tanto per alcune innegabili qualità come quella della riduzione del rumore o dell'esaltazione del dettaglio, quanto per la ricchezza di sfumature. Alla fine le elaborazioni che facevano i software, anche insomma, le prime versioni di MDVR, mi lasciavano un po' freddo dal punto di vista del numero di sfumature. Invece è stato proprio il Digifast a farmi cambiare idea, più recentemente, forse un po' troppo tardi, ed anche per questo motivo lo utilizziamo ormai da tempo come riferimento in laboratorio, anche nei test dei prodotti, dei E di questi, e di questo siamo molto contenti perché Certo, ovviamente certo, tu certo. sei un super Ed esperto è del settore. d'accordo, ma insomma, non lo dico solo io. In realtà, quello che mi ha fatto anche un po' cambiare idea, quello che mi ha fatto un po' cambiare idea è anche il commento di alcune persone che stimo moltissimo, tra cui anche uno dei nostri moderatori, che saluto. Parlo ovviamente di Staz Atleta. E anche di altre persone molto competenti. E quindi, sì, effettivamente avevano ragione. E del Digifast ho apprezzato anche diciamo, il fatto che non devo fare niente, è tutto pronto. Se ho qualche problema, c'è il file immagine oppure il caro amico Bagna che me lo rimette a posto da remoto e quindi diciamo che mi toglie anche forse da una parte un po' il divertimento, ma anche tanto tempo per Certo. ottimizzare le varie cose e quindi insomma questo è sicuramente Lo sforzo un vantaggio. maggiore è stato quello sicuramente di domare Un vantaggio. Windows. Però mo, non siamo qui per fare una marchettata al Digifast che non ne ha bisogno, evidentemente, ma qua è successa una cosa abbastanza particolare qualche settimana fa, anzi qualche giorno fa, con un post su AWS Forum, l'autore di MDVR, che nel frattempo ha costruito un'azienda e che ha tirato foto un prodotto eccezionale, che è il MDVR Envy, un processore video purissimo. Ha messo in chiaro, cioè rilasciando delle nuove versioni di MDVR, ha messo in chiaro che la distribuzione del suo software era fortemente limitata, ovvero chi voleva distribuire, utilizzare e distribuire il suo software a fini commerciali avrebbe dovuto pagare delle royalties salatissime. Questo era insomma un po' il senso del messaggio. E so che subito, immediatamente, voi vi siete attivati per
capire insomma come pagare queste royalties, però cioè, purtroppo la risposta è stata negativa, ovvero ma DVR Labs ha detto che no, purtroppo per voi non era possibile Sì, infatti utilizzare questo prodotto. ci hanno fatto aspettare circa 2 settimane e poi con grande rammarico, dicendo che si sentivano male loro per noi, non ci avrebbero dato questa possibilità. Che, per carità, Ognuno è libero di fare quello che vuole del proprio prodotto, ovviamente, esattamente, quindi, giustamente. e a questo punto che succede? Io penso solo che sia difficile tenere il piede in 2 scarpe, perché vedere il Digi, io non la penso in questa maniera, perché il Digifast è un PC con su del software freeware, e quindi non è che abbiamo preso la sua tecnologia e l'abbiamo inserita, integrata in un apparecchio. Un PC è un'architettura aperta, cosa che gli ho anche scritto Vabbè, nella nostra però. lettera, e quindi noi rispetteremo questo suo volere, che noi non lo caricheremo, e basta. Ecco, useremo attualmente le VR con dei filtri esterni, che vabbè, non sono malware, ma qualcosa si ottiene, e poi non lo so, non dipende da Ok. me quello che l'utente vorrà fare, ecco, Allora, diciamo che perché. io, certo, questo è, diciamo, l'altro aspetto è questo, ovvero per esempio io che sono un cliente che ho un Digifast acquistato prima del cambiamento di questa licenza, non solo, ho anche Un Digifast o anche un PC, perché No, noi aspetta, adesso ci arriviamo, no, allora io accettiamo voglio dire una anche cosa che l'utente molto, carichi questa certo. suite su un suo PC. Ecco, quindi le cose sono molto aperte alla luce del sole. Ecco. Quindi Ok. io da quel punto di vista mi sono rivolto a uno studio legale per capire come comportarmi. Ed è quello che farò, mi atterrò a quanto mi è stato detto, e poi l'utente farà quello che vuole. Ecco, seguirà lui le regole che sono state imposte su sua pura Perché? responsabilità. Ecco. Del Mi resto ci sono senti? tante cose grigie Non mi in senti? questo settore. Adesso forse non è qua il momento di parlare di queste cose, ma gira tantissimo software non pagato, è illegale, è un mondo fatto in questa maniera. Noi non ne possiamo niente, e non possiamo certo vigilare sul cliente. Stop, tutto qua. Certo, ma infatti era proprio questo che volevo mettere a fuoco, ovvero io da cliente di Digifast, innanzitutto sto utilizzando una versione di DVR vecchia, tra virgolette, quindi con una licenza che mi consente come consumatore finale di utilizzare Esatto. DVR freeware in un computer che ho comunque acquistato e che è nella mia disponibilità, almeno per il momento. Esatto. Quindi diciamo che io sono tranquillo perché ho il mio computer e posso anche oggi scaricare la vecchia versione di DVR, installarla e farci praticamente quello che voglio senza neanche informare il creatore, c'è scritto proprio nella licenza fino al 2012. Esatto. Però c'è un altro aspetto che è appunto quello di cosa succederà al Digifast, ovvero io sono l'utente finale e nulla vieta che io possa mettere all'interno del Digifast o di qualsiasi altra architettura, ma DVR. Però a quel punto verrebbe meno l'ottimizzazione che avete costruito negli anni, perché il Digifast è anche interessante, parlo della mia esperienza, perché effettivamente è una macchina già pronta, che voi avete già preparato, con DVR ben integrato, con la creazione delle tabelle, con tutti i filtri settati a puntino, questa cosa Ma però di fatto guarda, verrebbe meno. guarda Emilio, l'integrazione è veramente banale, perché si tratta semplicemente di scegliere il render video, non c'è niente non c'è nessuna tecnologia aliena o di cosa. L'ottimizzazione sono semplicemente dei settings che tutti trovano online. Non è che noi abbiamo fatto chissà quale tecnologia aliena o qualche sviluppo particolare. Ok. Le peculiarità del Digifast stanno altrove. Stanno altrove e non hanno niente a che fare con malware.
stanno Comunque, ciò non all'integrazione, toglie. stanno per esempio nella riproduzione dell'audio tramite DRC, quindi con un engine audio basato su VST che permette di fare tante belle cosette. Ci sono dei software che dinamico che si autoadatta al tipo di periferica che è attaccata, eccetera. Questo con malware non c'entra niente. Quindi Ok, chiaro. l'interesse del prodotto, secondo me, rimane, ecco. Ok, comunque io insisto, quindi voglio dire, io nel mio computer voglio caricare, o anche nel Digifast voglio caricare, ma DVR, la domanda è questa, Sei di nuovo Microfast, sparito. Marco Bagna, è disposto a condividere i suoi settings e renderli disponibili alla nostra community, per esempio? Ma guarda, io ho intrapreso questa carriera più come hobby che non come profit. E non vivo di Digifast e mia intenzione è piano piano rilasciare tutto il discorso free e usare quel poco che entra dai software che abbiamo scritto e che sono legati alla CPU del computer. Quindi non necessariamente a un Digifast, ma a qualsiasi piattaforma PC, esclusivamente per finanziarne lo sviluppo. Ecco. Qualcuno non ci crederà perché può sembrare assurda questa cosa, ma del resto anche tutta la gente che ha scritto il software free, a cominciare da Macci pre-avventura Envy, tutti hanno lavorato a gratis. Certo. A proposito di Envy, io mi ricordo una cosa un po' particolare, ovvero una delle prime edizioni del Digifast con l'acquisizione del segnale. No, O sbaglio, ma molti anni fa. c'è ancora adesso in realtà, è che era una cosa strettamente collegata all'utilizzo di un decoder Sky HD che quindi veniva acquisito a mo' di trasmissione e quindi con dei limiti e delle latenze notevoli. Ecco, non a tutti piaceva questa latenza, perché c'è gente che più che vedere i film gli piace zappettare da un canale all'altro e Certo. questo non piaceva, ecco, diciamo. Però Davi era una cosa che un voi già comando. facevate. Esatto, questo è ancora funzionante, però è molto limitato. Noi ci siamo buttati a sviluppare un input principalmente per lo streaming. Ultimamente i clienti, i potenziali clienti ci chiedevano questa cosa, che poi a guardar bene, penso che tu sarai d'accordo con me, è una cosa piuttosto triste perché sta migliorando, la qualità dello streaming, però rispetto alla Certo. riproduzione di un Blu-ray, insomma, Certo. siamo ancora distanti, Certo. perlomeno adesso. E È quindi noi vero. volevamo un input per gli streaming, perché? Perché tramite PC ci sono due modi per lavorare con gli streaming, quindi con Netflix, Amazon Prime, eccetera, eccetera. O via browser, e ci sono moltissime limitazioni. Non si va oltre una certa risoluzione, a volte l'audio non è multicanale, ma solo stereo, eccetera, eccetera. O tramite l'app Windows che alcuni di questi fornitori streaming forniscono. Ecco, il discorso dell'app Windows pone altre problematiche, ovvero sia che è continuamente aggiornata e legata alle versioni di Windows, che a noi non piace star dietro agli aggiornamenti di Windows, che rendono ovviamente il discorso poco stabile, e poi anche lì permangono delle limitazioni, per esempio non esistono delle shortcut per usare un normale telecomando, ma bisogna usare un mouse necessariamente. Insomma, alla fine noi abbiamo deciso di utilizzare una Fire Stick perché in ambiente Android il discorso è molto ben mantenuto, senza limiti, si autoaggiorna e non dà fastidio, Sì, aggiornatissimo, certo. e quindi acquisendo quel segnale si risolvono praticamente tutte le problematiche. Un input era la cosa buona. A quel tempo non c'era nessun divieto
da parte di malware di usare come input, e quindi noi non è che l'abbiamo fatto per fare un dispetto. L'avevate già fatto prima che uscisse l'Envy, certo, questo è chiaro. Esattamente, ma è soprattutto prima che cambiasse la licenza anche, perché Certo. nella licenza vecchia, che tu conosci molto bene, non era Certo, neanche segnata questo divieto, no? In ogni però, caso aspetta, andremo avanti a scusa un attimo. sviluppare il prodotto utilizzando anche lì l'EVR più i filtri esterni. E devo dire che, a differenza di riprodurre un Blu-ray, il risultato è ottimo. È ottimo, e quindi andremo avanti e renderemo pubblico questo tipo di utilizzo, a partire dalla componentistica necessaria, come affrontare le varie problematiche che si porranno, e quindi offriremo sia un aiuto a chi vuol farsi da sé un piccolo videoprocessore, e sia a chi vuol comprare una soluzione già pronta, in scatolata. Ovviamente il prezzo sarà molto conveniente, non è certamente l'Envy, però non tutti sono disposti a spendere da 6-7 mila euro in su, perché purtroppo molta gente non ha quella disponibilità, e quindi l'alternativa è non avere niente, praticamente. Ti faccio una domanda molto precisa, ovvero questo futuro processore video che voi ottimizzerete per VR come render, potrebbe comunque l'utente finale utilizzare al posto di VR, ma di VR in quel caso? Esattamente come nell'altro caso, è una cosa banale. Si tratta di installare malware e sceglierlo come render video, né più né meno. In questo caso, però, anche l'utente finale ha il problema di licenza, perché ora la licenza non permette neanche all'utente finale di fare questo. È stata tolta questa possibilità completamente, non solo commercialmente, ma anche nell'altro senso. Ma questo, Ok. ripeto, non è un mio problema, ecco. È una Certo. cosa che dovranno arrangiarsi loro, ecco. Come Certo. dicevo, così, opinione personale, è difficile tenere Certo, un piede in due scarpe. no, no, questo E capito quindi perfettamente, però la vecchia versione di MADVR è ancora utilizzabile e funzionante con la vecchia licenza comunque. non ho idea di queste cose. Il legale a noi ci ha detto: non utilizzate più né nuova né vecchia, come vi hanno Certo. intimato, e stop. Per l'utente no, non lo so, ecco, non so cosa dirti. Cioè, giustamente è anche una cosa che non ti interessa perché non è ovviamente interessa certo l'utente colpa, finale, non è un tuo problema, certo. non è certo colpa mia se passare da un render video all'altro è un'operazione banale, o è colpa mia? Te che dici? No, certo, questo è chiaro. Quindi ok, tutto chiarissimo quello che hai detto, quindi a questo punto non ci resta che da un certo punto di vista aspettare qualche nu nuova news su questo nuovo processore video. Co come saranno i tempi per l'introduzione, almeno insomma, delle prime notizie, delle prime guide su come Ma realizzarlo? A che punto siete? dal punto di vista di un utilizzo materiale, praticamente è già bello pronto, perché basta mettere l'hardware. Non è una cosa completamente user friendly, nel senso che c'è da fare qualche cosa a mano, per esempio nei cambi rate, eccetera, ma è già perfettamente funzionante. Mi piacerebbe fare dei piccoli video che affrontano l'argomento e spiegano come farlo. Ovviamente non citerò il software malware, MADVR, perché certo. per me è un discorso chiuso e morto, e basta, ecco, tutto lì. Ok, beh, quindi a questo punto non resta altro che iniziare, cioè, se ti possiamo dare una mano noi a fare queste guide, noi siamo a tua completa disposizione. Beh, io penso che interessa, magari si potrebbe chiedere sul forum se è interessante l'argomento, e non sarà l'unico, perché abbiamo molte risorse
da porre anche in termini di HTPC, qualche dritta io la do più che volentieri. Ecco, sono stato additato quasi come un delinquente. Io penso invece che Esageriamo. permettere a utenti anche che non possono spendere 30.000 euro e poi ancora non trovano nessuno in grado di fargli un'installazione decente. Perché nel mio piccolo non ne ho mai trovata una decente in giro. Vabbè, dai, sei stato un po' sfortunato, dai, su, dai, E su, può accettiamo. essere, può non pretendo di fare statistica, ecco. Però ne ho viste di tutti i colori e mi sarebbe piaciuto anche vedere qualcosa di fatto, anche perché meglio trovavamo l'ambiente e meno lavoro avevamo da fare, ecco. Basta dire che ogni volta che facciamo un'installazione vanno da 1 a 2 giorni. Fosse tutto perfetto, in 2 ore me la caverei. Tu che pensi? Certo, assolutamente sì. Però a questo punto chiediamo anche ai nostri lettori, anche a commento di questo video, se sono interessati ad andare avanti su questo tema, ad approfondire queste tematiche. Noi siamo Io sono disponibili anche a... Ok. disponibile. Sono disponibile a tutte le tematiche, anche dove sta andando il mondo dell'hi-fi, dell'home theater, eccetera, eccetera. Così a lume di naso non sembra buttare troppo bene, però sono sicuro che molta gente neanche immagina che si può fare di meglio senza svenarsi, senza dissanguarsi e senza cambiare continuamente la componentistica, senza risolvere mai niente. Per esempio, se in un ambiente hai le risonanze, non è che cambiando diffusori elimini le risonanze, ecco, per intendere. Se hai una parete bianca e vuoi cercare il nero, non è quello il modo di fare, ecco. Manca un pochettino di come si può dire, di preparazione, che tu, col tuo forum e la tua esperienza, sicuramente potresti fare. Che poi, ecco, un'altra cosa che vorrei aggiungere e che magari potrebbe essere un argomento di un altro video. È vero che si può diventare esperti, ma è anche vero che la stragrande maggioranza delle persone non lo è. E affidarsi a un esperto, per esempio, che ne so, in America è una cosa abbastanza diffusa. Qua da noi viene visto più come un difetto e una scocciatura, ma tu sai meglio di me com'è difficile calibrare bene il video, che ne so, di un videoproiettore o di una TV. Non è una cosa così semplice, e tantomeno l'audio, no? E quindi bisognerebbe anche spingere, anche diffondere. Ci sono poca gente capace di fare questo mestiere, che sarebbe un mestiere anche che rende, no? Andare da un utente e fargli un servizio post vendita come si deve. Noi cerchiamo di farlo, i nostri clienti sono tutti contenti, è tutta gente che ha comprato molta, ma molto, ma molto hardware e non è mai riuscito ad ottenerlo. Non lo so come mai. Questo bisognerebbe chiederlo a loro, magari. Anche l'idea che io ti avevo buttato lì un po' di tempo fa, che poi non se n'è fatto niente, adesso col Covid certo è più difficile questa cosa, andare da un cliente e far vedere cosa vuol dire fare un'installazione per davvero, penso che sarebbe molto istruttivo per tutto il settore. Ti D'accordissimo. ringrazio. Ringrazio te. Allora, magari vediamo se ci sarà la possibilità di fare altre chiacchierate, magari in diretta. Stavolta, se riusciremo a risolvere qualche problema tecnico di comunicazione, in modo da rendere questa insomma, chiacchierata fattibile anche live con il commento e il sostegno anche dei nostri lettori. Perfetto, Grazie ancora grazie a Marco e a te. presto. A presto.